Amici carissimi, bentornati. Ave Maria, su una nuova puntata di Don Leonardo risponde. Cominciamo subito le risposte alle domande, che già ne vedo qualcuna. Fra Franci scrive: Buonasera padre, quando il sacerdote effettua la processione d'ingresso e di uscita dalla messa, i fedeli al suo passaggio possono fare un lieve piegamento con la testa e busto in segno di rispetto. Allora, ogni tanto arrivano delle domande un pochino difficili su questa trasmissione. Che io sappia, questa non è una cosa, come dire, mi sembra prescritta dalle norme liturgiche. Poi, se uno vuole farlo, insomma, come gesto di devozione personale, non nulla, insomma, lo esclude, insomma, dipende anche da dove passa, insomma, la processione. Cioè, se c'è una processione solenne, insomma, con un ingresso, con la croce, col turibro, certamente si fa un inchino anche alla croce, insomma, al sacerdote celebrante, va bene, insomma. Se passa lontano, insomma, non è tanto importante. Che io sappia, durante la liturgia non sono previsti gesti di riverenza nei confronti del sacerdote celebrante, dalle norme liturgiche, almeno da quelle che io conosco. Quindi, è un fatto del tutto, diciamo così, personale o privato. Ripeto, sempre per quanto ne conosco, però purtroppo io non sono né un liturgista né un canonista, per cui l'informazione potrebbe anche non essere attendibile al 100%. Gerry Ameruoso scrive: Buonasera caro Don Leonardo, volevo chiederle se è di precetto andare a messa nelle feste patronali del proprio paese. Ecco, anche qui bisogna vedere le norme, credo, stabilite non soltanto dalle conferenze episcopali nazionali, ma anche da quelle locali, perché non c'è una regola generalizzata, perché dipende anche dalle singole situazioni, no? Per esempio a Roma la festa dei Santi Pietro e Paolo sicuramente è di precetto, ma non dovunque, non dappertutto che io sappia accade questa cosa, quindi bisogna informarsi vedendo anche, seguendo sia la guida liturgico diocesana e sia anche le indicazioni, insomma, date dal parroco o dalla diocesi per queste singole circostanze. Anche qui, che io sappia, non credo che esista una regola generale, però anche su questo qui purtroppo non sono preparato al 100%. Gary Polizza, allora vuol dire qualcosa di messaggio a Lourdes de Maria. Stasera mandiamo in pensione questa puntata, perché è un allora, anche sull'Us de Maria io non sono preparato, perché diciamo che in linea di massima personalmente non seguo molto il mondo di questa congerie, diciamo così, di messaggi e rivelazioni private attualmente in corso. Quello che posso dire, su questo sono abbastanza certo, insomma, che se anche sapessi qualche cosa, penso che difficilmente parlerei, perché in quanto sacerdote il mio parlare, come dire, per assumere una posizione sarebbe sempre un qualche cosa di inopportuno. Primo, perché su queste cose la posizione ufficiale da assumere spetta al vescovo diocesano, di questo non sono certo, insomma, del posto dove avvengono questi fenomeni, o quando sono legati ad una singola persona, al vescovo cioè alla diocesi di appartenenza di quella persona. E un sacerdote, come tutti i fedeli, dinanzi a queste cose è libero, assolutamente libero, a meno che non ci siano stati, diciamo così, provvedimenti negativi da parte dell'autorità ecclesiastica, di aderire o non aderire, documentarsi o non documentarsi, credere o non credere. È chiaro che un discernimento va fatto anche, sulla
sul tenore e sul contenuto, insomma, dei presunti messaggi che vengono dati, insomma, perché quando si tratta di cose che si capisce, insomma, essere animate da uno spirito buono, quindi che esortano, non lo so, alla preghiera, alla penitenza, alla santità, alla conversione, al digiuno, alla comunione ecclesiale, all'amore fraterno, cose di questo genere, non c'è niente di pericoloso, no? Ecco, se si tratta di messaggi come, o profezie che ne girano, insomma, che sono di altro tenore, io ci andrei un pochino cauto. Perché non ritengo possibile, insomma, qualche cosa che provenga da uno spirito buono, come dire, porti nel cuore ansia, inquietudine, sconforto. Questa però è una mia opinione molto 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 personale, insomma, no? Anche su questo sono competenti ad esprimersi coloro che sono certamente più grandi di me, e poi quel giudizio dobbiamo tenere. Signora di massima, per quanto riguarda queste cose, c'è una libertà di adesione o meno, è un fatto, diciamo, totalmente personale, privato, ad un'apparizione non riconosciuta, come si dovrebbe sapere. Si può prestare evidentemente soltanto fede umana, così come quando si affronta uno scritto, un testo di un mistico, per esempio, di una mistica, non ancora canonizzati. Quindi si ha libertà di credere o di non credere, che evidentemente bisogna sempre conservare un ordine, no? Cioè quello che è di fede divina e cattolica non si tocca, d'accordo? E qualunque cosa di una rivelazione privata, da qualunque fonte venga, andasse contro una verità di fede divina e cattolica, evidentemente deve cedere il passo, no? Per il resto sia libertà e prudente discernimento che tutti i fedeli e ministri devono applicare in condizioni, in situazioni di questo genere. Buonasera, Don Leonardo, scrive Cina China 62. Le anime dei bambini abortiti dove sono destinate? La Madonna Medjugorje ha detto che sono con lei, oppure ho capito male, grazie mille. Allora, su questo tema una cosa è certa, d'accordo? Perché su questo tema non c'è, come non si può, diciamo, allo stato attuale formulare una risposta autorevole e definita. Quello che è certo è questo: è chiaro che un'anima che non ha contratto peccati personali, e tale è l'anima di un bambino abortito, che è sicuramente macchiata del peccato originale, ma non ha contratto personali, contratto peccati personali, non può essere né dannata e neanche in purgatorio. Questo è certo, d'accordo? Quindi cominciamo a escluderne due. È in paradiso da subito al momento della sua morte? E qui la questione si articola, perché certamente, come diciamo la dottrina adesso comune nella Chiesa, insomma, insegna, queste anime, presto o tardi, Dio lo vedranno. Lo vedono subito, appena morto, in qualche altro momento? Ecco, qui si divide, perché la questione concerne la esistenza o meno del limbo, che è un problema molto molto grosso. Evidentemente io rimando a delle catechesi che ho fatto, insomma, sul tema non si può affrontare, se altrimenti finiamo tutta la puntata a parlare di questo argomento. Detto in due parole, se il limbo esiste, le anime dei bambini dei bambini non battezzati staranno al limbo fino al giudizio universale. Se il limbo non dovesse esistere, la soluzione evidentemente più ovvia è che vadano in paradiso. Ora, il limbo non è un dogma di fede, a differenza dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, ma, come ho approfondito nelle catechesi, non lo si può troppo frettolosamente accantonare. Né esiste nessun atto del magistero della Chiesa, non delle commissioni teologiche, che abbia accantonato il limbo, come qualche anno fa frettolosamente titolò qualche pagina a effetto, come sempre succede, di qualche quotidiano, sulla base di un documento della Commissione Teologica Internazionale, che certamente è un documento autorevole, ma non è un atto di magistero.
D'accordo. Riguardo l'esistenza del limbo, ci sono dei pronunciamenti invece autorevoli, magisteriali, che pur senza nominarlo esplicitamente, sembrano farvi riferimento. Nel caso che il limbo esistesse, è certamente possibile, così come accade per il purgatorio, come dire, far pervenire immediatamente un'anima di un bambino non battezzato in paradiso con un gesto molto semplice. E io personalmente ritengo un gesto molto adeguato far semplicemente celebrare da parte del genitore una messa per un bambino non nato ad mentem offerentis, cioè si dice al Signore e si applica la messa con quell'intenzione, cioè guarda, fai arrivare gli effetti del sacramento del battesimo subito su questa creatura dal momento che non l'ho potuta battezzare semplicemente perché non è nata. Preghiera che sicuramente il nostro Signore esaudirà e se il limbo esiste, ci dà la certezza assoluta che quell'anima stia in paradiso. Se non dovesse esistere il limbo, uno può celebrare una messa e non succede niente di male. A mio avviso, ecco, in queste, diciamo così, situazioni dove dobbiamo muoverci nell'ambito di alcune cose che sono certe, altre che sono probabili, io personalmente credo nell'esistenza del limbo. D'accordo? Ci credo. E per un motivo molto molto semplice, che Gesù ha detto nel Vangelo che chi non rinasce da acqua e da Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio. Non può, quindi non è un optional. Il battesimo non è un sacramento che si fa tanto così. Capite che se il limbo non dovesse esistere, anche il battesimo dei bambini, che la Chiesa da sempre ha raccomandato, questo è raccomandazione assoluta, e tuttora adesso, anche se raccomando di farlo il più presto possibile, e mi diceva un mio amico canonista che il più presto possibile significa entro le 4 settimane, che già rispetto alla disciplina antica siamo andati molto oltre, perché il Catechismo di San Pio X raccomandando la sollecitudine nel battesimo, raccomandava di farlo entro i primi 10 giorni di vita. E anche su questo, personalmente, io se ci avessi un figlio mio, non ce l'ho e non ce l'avrò, ma se io avessi avuto un figlio mio, l'avrei fatto battezzare entro i primi 10 giorni di vita, o quantomeno il più presto possibile. Quindi, però, non essendoci elementi sicuri, quando non ci sono elementi sicuri al 100%, è bene percorrere le vie più sicure. Cioè, non ci credi che esiste il limbo? Va bene, sei libero per ora di farlo, fino a quando non ci dovesse essere un pronunciamento in altro senso, no? Quindi non è un dogma di fede, però attenzione, era una dottrina comune, quindi sì. Quindi sbolognarsene troppo frettolosamente, perché se il limbo non esiste, che lo battezzi a fare un bambino? Punto interrogativo. Punto interrogativo, nonostante il fatto che non capisca. Nonostante il fatto, capito, che lo liberi a fare così presto dal peccato originale. Che cos'è il peccato originale? Quindi, cioè, si aprono una serie di argomentazioni molto molto complesse. Ecco, per cui non si può tacciare di eresia chi pensa che il limbo non esiste, né si può tacciare di medievalismo chi pensa che limbo esiste. Bisogna essere molto molto pacati, guardare bene le fonti e capire bene anche le problematiche connesse con questo tema. Io personalmente suggerisco sempre di fare così, perché noi non possiamo mica essere certi di io voglio conoscere qualcuno che è certo che l'anima di un bambino abortito stia in paradiso. Io, che la Madonna abbia detto questo a Medjugorje, non ne sono, non conosco tutti i messaggi di Medjugorje la conosco un po', ma non è che conosco tutti e singoli i messaggi che la Madonna ha dato. E quindi conosco invece altre cose, quindi altre fonti antiche e recenti che asseriscono il contrario. Quindi che i bambini non battezzati giacciono nel limbo in quantità industriale, specialmente dopo la diffusione enorme dell'aborto. Vabbè, quindi chiudiamo questo argomento. Laura Bernabei scrive: buonasera Donato, è da poco tempo che ascolto con molto interesse le sue catechesi sulla Divina Volontà e mi è sorta una domanda: se è vero che Maria Gesù ha rifatto tutti gli atti degli... ma qui la domanda si interrompe, uomini sulla terra, come si pone l'atto di Dio e procreativo in tutto questo, visto che loro non l'hanno vissuto nella loro vita? Ma questo... ma non si tratta, insomma, di cose di questo genere, no? Cioè, rifare tutti gli atti non vuol dire materialmente compiere
tutti gli atti di tutte quante le persone che hanno compiuto, no? Cioè, Gesù ha fatto il falegname nella vita, non ha mica fatto l'ingegnere, come dire, l'ingegnere informatico della Apple, no? Quindi il fatto che abbiano rifatto tutti quanti gli atti degli esseri umani è un fenomeno che è molto molto particolare, insomma bisogna capire alcune dinamiche della vita della Divina Volontà. Ma è un fatto totalmente spirituale, d'accordo? Ecco, che non comporta, diciamo così, l'esecuzione materiale, cioè, quanto avrebbe dovuto campare nostro Signore per fare tutti gli atti di tutti quanti gli esseri umani presenti, passati e futuri, no? Quindi non è da intendere in questo modo. Ecco, però più di questo poi gli approfondimenti di questa domanda sono da riservare alle catechesi sulla Divina Volontà. Inquisitore S.R. Ecclesi dice: buonasera padre, il 15 sabato della Madonna di Pompei devono essere per forza fatti pubblicamente, bisogna pregare il rosario completo. Ma io l'ho fatta tanti anni fa questa devozione dei 15 sabati, io la feci in forma assolutamente privata, non ricordo però nei dettagli come si doveva fare, quindi basta semplicemente comprare un bel libretto, che poi adesso sono diventati 20 sabati della Madonna di Pompei, perché con l'aggiunta dei misteri luminosi, i nuovi libretti che parlano di questa devozione ne parlano di 20, perché San Giovanni Paolo II, da Papa, ha istituito i misteri luminosi del Santo Rosario, quindi i misteri luminosi fanno parte del Santo Rosario. Quindi tradizionalmente i misteri del Rosario erano 15, ma da dopo San Giovanni Paolo II sono diventati 20. Basta comprare un libretto in una libreria cattolica che parla di questi 20 sabati del mese e seguire le indicazioni in merito. Se oltre alla meditazione che il Beato propone per ogni singolo sabato, prescritto il rosario, la recita del rosario intero, bisogna fare il rosario intero. Se è una parte del rosario, quindi una delle quattro parti, cioè una corona, si fa una corona. Quindi in ogni singola devozione, per compierla, bisogna seguire le indicazioni per quella singola devozione. Per quanto riguarda la comunione in mano, come si risponde a chi dice che Gesù disse prendete e? Alcuni a favore dicono che se non si prende con le mani, come si prende? Allora, queste visioni un pochino, come dire, fondamentalistiche, letteralistiche, insomma, dei testi biblici lasciano comunque il tempo che trovano. In ogni caso, Gesù ha detto prendete e mangiatene tutti. Nel contesto dell'ultima cena, all'ultima cena c'erano i 12 apostoli. I 12 apostoli per forza di cose devono prendere in mano l'ostia perché la devono consacrare. Quindi io la prendo in mano tutti i santi giorni, quindi, ecco, quindi, ma non c'erano altre persone. E quello che Gesù ha detto nell'ultima cena, fate questo in memoria di me, ha anche aggiunto, ma questo non l'ha detto a tutti. Questo lo possono fare gli apostoli. Quindi, d'accordo, quindi le parole che Gesù ha pronunciato, quindi le parole che poi costituiscono la consacrazione, non sono rivolte a tutti i fedeli, cioè quelli che fanno la comunione, sono rivolti agli apostoli, cioè ai sacerdoti. Allora ha detto prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Tra l'altro, perché tutti gli apostoli? Perché la comunione del sacerdote durante la Santa Messa non è un optional come la comunione del fedele, ma è proprio prescritta, cioè io non posso celebrare la messa senza fare la comunione. Viceversa, un fedele, anche se io, per Dio, cioè, sacerdote, Dio non voglia, stesse in stato di peccato mortale, o non celebra per niente, il che sarebbe assai meglio, d'accordo, questo dovrebbe fare, ma se celebra deve per forza fare la comunione, perché la comunione del sacerdote è necessaria, non è un optional, mentre un fedele che sa di non essere in grazia di Dio, deve partecipare alla Santa Messa, ma deve astenersi dalla Santa Comunione. Non può farla e non deve farla. Quindi prendete e mangiatene tutti, cioè perché? Perché gli apostoli devono per forza fare l'Eucaristia. Così come prendete e bevetene tutti, allora facciamo la comunione sotto una specie sola, quindi stiamo trasgredendo le parole di Gesù, perché Gesù ha detto bevetene tutti. E invece beve solo il sacerdote? Ma bevetene tutti si riferisce agli apostoli, quindi che
beva il sangue di Cristo al calice, sempre qui ad validitatem, è prescritto per il sacerdote, perché comunicarsi al corpo e al sangue di Cristo per il sacerdote vuol dire consumare il sacrificio che si è compiuto in atto durante la Santa Messa, che è un sacrificio. E la consumazione del sacrificio fa parte della struttura del sacrificio. D'accordo? Quindi queste sono frasi da, come dire, a effetto, che nascondono evidentemente un pochino di approssimazione, diciamo così, da evitare, no? Padre, da noi c'era bella usanza delle messe nei giardini privati in estate. Quali sono i requisiti minimi per poter ospitare una messa a casa propria? Tovaglie adeguate, ma che tovaglie adeguate? Cioè, allora, le messe in casa proprio nei giardini sono, non si possono celebrare, d'accordo? Cioè, per avere la possibilità di celebrare una messa in una casa privata ci vuole l'autorizzazione del vescovo, non si può fare, d'accordo? Un vescovo deve autorizzare una celebrazione in un'abitazione privata. Poi certamente andranno garantiti i requisiti di decoro e di decenza del rito, quindi come altare un qualcosa che possa fare da altare, quindi una cosa dignitosa, le tovaglie, certamente di lino, tutte quante le cose che si usano, ma adesso non conosco insomma il suo paese, non so se il vescovo sa questa cosa, se l'ha autorizzata, se è d'accordo, se non è d'accordo. Io personalmente, tutti gli anni che c'è il mese di maggio, che c'è la tradizione di fare qualche celebrazione eucaristica domestica, io chiedo sempre permesso al vescovo, lo avverto sempre perché la Santa Messa, per noi fedeli cattolici, deve essere celebrata in un luogo sacro e su un altare consacrato o almeno benedetto, salvo evidentemente i casi di necessità, d'accordo? Se il Papa va a fare una giornata mondiale della gioventù, è chiaro che c'è, a parte che il Papa fa quello che gli pare, insomma, perché si può dare tutte le dispense che vuole, no? Ecco. Oppure se un parroco sta in una chiesa che è piccola ed estate ci stanno 3.000 persone perché sta pieno di turisti e deve celebrare all'aperto, lo può fare, quindi bisogna fare attenzione sempre a capire poi bene le ratio delle domande. Andare a celebrare una messa in una casa privata è cosa che non si può fare senza permesso del vescovo. Noi stiamo dentro la Chiesa Cattolica che è fatta anche di norme canoniche che devono essere osservate. Fermo restando il permesso del vescovo, è certamente possibile. SK Angel, lei cosa pensa delle esperienze premorte? Lei ci crede? Domanda posta in questo modo è un pochino generica, non conosco tanti fenomeni di questo genere, bisogna vedere di cosa si tratta e chi parla di queste cose, cosa dice e come ne parla, perché dipende da quello che è successo realmente. Se un'esperienza premorte sia quella di Gloria Polo, insomma, della dottoressa Gloria Polo, a quella certamente che ci credo, insomma, no? Quella stava in coma profondo, irreversibile. Nostro Signore gli ha fatto vedere cosa sarebbe successo se fosse morta realmente e è tornata sulla terra per raccontarlo. Quindi, certamente, a una cosa di questo genere ci credo. In linea di massima, dire a priori che tutte le presunte esperienze premorte siano vere o che tutte siano false, a priori sono affermazioni un po' troppo impegnative. Penso che bisogna fare in questi casi un discernimento caso per caso, quindi vedere chi ha vissuto questo tipo di esperienza, che persona è, se è equilibrata, se non è equilibrata, se è cristiana, se non è cristiana, se è credente, se non è credente, cosa racconta, cosa non racconta, insomma, perché poi si capisce, no? Se si raccontano, insomma, favole o cose fantasiose oppure cose verosimili. Ecco, per esempio quello che la dottoressa Gloria Polo a suo tempo, diversi anni fa, io lo ospitai quando ero a Borgo San Michele, saranno stati 7-8 anni fa, e la sua esperienza è certamente attendibile, non so, sia per il modo in cui è stato vissuto, ma anche per il contenuto di quello che lei racconta a proposito di quello che ha visto, no?
Teniamo sempre però presente che la divinazione e la necromanzia sono pratiche contrarie al primo comandamento, cioè il nostro Signore non vuole che noi andiamo a curiosare sulle realtà dell'oltretomba, d'accordo? Perché se avesse voluto dare molti dettagli, il nostro Signore l'avrebbe potuto fare. Se non l'ha fatto è perché questa non è cosa necessaria da sapere, anzi può diventare pericolosa, quindi a noi basta semplicemente sapere che dopo la morte, come ci dice la fede, c'è il giudizio particolare, cioè il momento in cui noi dobbiamo rendere conto a Dio di cosa abbiamo fatto della nostra vita terrena, di come abbiamo custodito l'anima che lui ci ha dato, e se si muore non in grazia di Dio senza essere pentiti, ahimè, c'è la dannazione, se si muore in grazia di Dio con dei peccati ancora da purificare, c'è il purgatorio, e se si muore in grazia di Dio con un buon grado di virtù e con niente da espiare, si va in paradiso. Questo è quanto basta sapere sull'aldilà. In aggiunta si può e si deve evidentemente anche credere che alla fine della storia, quando Gesù tornerà nella gloria, ci sarà il giudizio universale e la risurrezione della carne. Basta. Cioè, andare a cercare oltre, se il nostro Signore ti fa un regalo, quindi ti manda una gloria polo, uno se la coglie certamente, no? Ma se ti mandano una tuzza Evolo che vedeva le anime del purgatorio, insomma, che vedeva gli angeli custodi, per carità, secondo te, se si tratta di persone che sono brave, brave cristiane, che sembrano attendibili, uno accoglie un'eventuale grazia del Signore, ma non bisogna, come dire, andarsene morbosamente a cercare, ecco, perché nella ricerca, come dire, un po' eccessiva di queste cose, ecco, si può rischiare di andare fuori strada, ecco, diciamo così. Teresa Bianchi scrive: nello stesso fine settimana si può fare consecutivamente la pratica dei primi 5 venerdì, dei primi venerdì del mese e dei primi 5 esami. Certamente, non c'è nessuna condizione ostativa, sono due cose completamente distinte. Inquisitore, SR Ecclesi, cosa succede se il sacerdote muore dopo la consacrazione? Queste sono le domande, figlio mio o figlia mia, non so chi c'è dietro questo nome, che, come dire, sono domande. A che serve sapere una cosa di questo genere, mi chiedo io, insomma, no, io non lo so che cosa succede. Succede che quel poraccio è morto. Presumibilmente arriverà un sacerdote e consumerà il sangue di Cristo consacrato e riporrà le ostie dentro il tabernacolo, insomma, no? Quindi si fanno le cose che si fanno con il buon senso, insomma, no? Certamente non è immaginabile con un morto per terra che un sacerdote portano fuori il morto in barella e continui la messa, insomma, sarebbe ridicolo, sarebbe, no? Ecco, però questa. Una domanda di questo genere, come dire, chiediamoci anche noi, quando noi ci chiediamo qualcosa a noi stessi, a Dio oppure a qualcuno, la domanda ogni tanto la faccio a qualcuno, dico: perché fai questa domanda? Punto interrogativo. Come mai fai questa domanda? Cosa c'è dietro questa domanda? Cosa ti anima? Cosa vuoi realmente sapere? È opportuno, non è opportuno, giova, non giova sapere questa cosa. Cioè, io faccio questa trasmissione molto molto volentieri perché ci sono molte belle domande che meritano, insomma, di essere evidentemente intercettate e risposte, no? Ecco. Però bisogna fare anche attenzione alla, come dire, alla qualità delle domande, no? Allora, Cristina Bianco scrive: buonasera Don Leonardo, ma dopo la redenzione di Gesù gli uomini non avrebbero potuto nascere senza peccato originale. La colpa di Adamo ed Eva come capostipite ricapita tutti, è vero? Mi scusi. Allora, no, figlia mia, no, perché la redenzione di Gesù non ha, come dire, ci ha messo semplicemente. Allora, il peccato originale è un peccato che è stato commesso dai nostri congenitori, ma che viene trasmesso a ciascuno come proprio, cioè noi nasciamo con una colpa
trasmessa, anche se non commessa, ma che inerisce a me come propria, perché Adamo ed Eva hanno agito in virtù di dell'essere capostipiti del genere umano. Questo il Signore l'ha tolta, d'accordo? Perché chi riceve il battesimo, questa colpa gli viene tolta, così come gli vengono tolte, se riceve il battesimo da adulto, tutte le colpe e tutte le pene dovute per il peccato commesse durante la sua vita. Ma le conseguenze del peccato originale non le ha tolte con la redenzione. Non le ha tolte. Perché questa è l'opera della redenzione. Le conseguenze del peccato originale, per chi ci crede, saranno tolte, quando arriverà e si compirà il regno della divina volontà sulla terra. Allora sì. Ma attenzione, nascere senza il peccato originale è impossibile, d'accordo? È successo soltanto alla Madonna, perché per fare una cosa di questo genere Dio dovrebbe fare un miracolo continuo. Ogni concepimento dovrebbe fare un atto straordinario e miracoloso per impedire che la persona contragga il peccato originale. E Dio di miracoli in continuazione che escono dalla legge della natura senza motivazione non li fa. D'accordo? Sto scorrendo. Inquisitore scrive: dai cristiani guardare avanti un altro. Bella domanda, Inquisitore. Il problema è che sta parlando con una persona che io non so neanche che cosa sia, perché avanti un altro, sinceramente, io non so che cosa sia. Quindi presumo che sia un programma. Se qualcuno può dare qualche spiegazione, forse ci arriveremo. William Burke dice: esiste la reincarnazione? No, la reincarnazione è dottrina del tutto eterodossa, c'è soltanto un'anima che ha forma sostanziale di un solo corpo, e questo corpo ci accompagna nel tempo e ci accompagnerà nell'eternità con la risoluzione della carne. Il diavolo non esiste, saremmo tutti molto contenti se così fosse, ma il diavolo esiste e come, e fa danni non indifferenti. L'esistenza del diavolo è una verità di fede che non può essere messa in discussione, perché chi la mette in discussione è fuori dalla comunione con la Chiesa Cattolica. Buonasera, Leonardo, da poco tempo. Questa è una domanda che è la stessa di prima, però, credo che possiamo andare avanti. Stazione 155, buonasera, è possibile una volta ricordare una nostra trasmissione di San Charbel? San Charbel è un santo canonizzato, non ne so tantissimo, ne sapevo qualcosa insomma di lui, dovrei fare uno studio, se dovesse capitare insomma senza dubbio lo farò, no? Inquisitore Ecclesia, dove possiamo trovare anelli con l'emblema mariano? Nei posti, nelle gioiellerie cattoliche, insomma, soprattutto se si vanno nei negozi di articoli di sacri, ci sono anellini con forma di rosario, con la medaglietta miracolosa, insomma, cose di questo genere, con incisa l'Ave Maria, eccetera. Robirius Verwitrut dice: buonasera Don, in paradiso riconosceremo i nostri cari? E certamente sì, senza nessun dubbio. Bisogna sempre avere al capezzale del letto il crocifisso, è cosa buona, giusta, santa e lodevole, insomma. Quindi bisogna. È una parola un pochino grossa, dipende dalla nostra libera volontà. Questa l'abbiamo già risposta. Buonasera Leonardo, scrive: grazie Renata. L'adorazione eucaristica di un'ora può essere chiusa senza la benedizione con l'eucaristia e le litanie? Allora, se c'è un'esposizione eucaristica fatta da un sacerdote o da un diacono, quindi solenne, e
evidentemente si chiude con la benedizione eucaristica e con le litanie. Poi bisogna vedere però i contesti, cioè se è un contesto per esempio che c'è un posto dove c'è l'adorazione perpetua, allora prima della messa viene riposto il Santissimo Sacramento e poi c'è la messa e poi quindi bisogna vedere i contesti. Certamente la benedizione eucaristica e le litanie sono atti con cui viene chiusa un'ora di adorazione presieduta, ripeto, da un diacono o da un sacerdote, quindi non un ministro straordinario non potrebbe fare una cosa di questo genere, né un fedele laico. Chiara Leonilde, ho visto una persona divorziata e risposata fare la Santa Comunione, lo poteva fare. Chiara Leonilde non deve giudicare le persone perché una persona divorziata e risposata può fare la comunione qualora stia facendo un cammino guidato da un sacerdote di santificazione, di conversione che la possa mettere in condizione di ricevere i sacramenti. Quindi, certo, norme prudenziali date fin dai tempi della Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II suggeriscono, più che suggeriscono, insomma, raccomandano, ecco, che la comunione dei fratelli e delle sorelle che versano in queste situazioni, che si mettono in condizione di potersi confessare, ed essere assolti, ripeto, questo presuppone un cammino che comporti anche l'astinenza dalla vita sessuale, tutta una serie di cose, insomma, che poi vengono evidentemente proposte ai fedeli che si trovano in queste situazioni, evidentemente poi praticate. Il suggerimento, o meglio la raccomandazione, è di comunicarsi in parrocchie dove non si è conosciuti appunto nella propria condizione di vita, appunto per evitare, come nel caso di questa figliola, che si possa ingenerare una situazione di scandalo, appunto, che diceva questo divorziato e si fanno la comunione. Quindi questo è comunque una raccomandazione da osservare. Però per quanto riguarda la nostra soggettività, noi non dobbiamo mai giudicare, perché devo pensare se si va a fare la comunione sicuramente sta facendo un cammino di conversione tale che la mette in condizione di potersi accostare ai sacramenti. Poi se così non fosse, i guai con il Padre Eterno certamente li passa lei e voglio sperare che così non sia, che l'avesse autorizzata a fare cose improvvide, no? E andiamo avanti. Vale Il scrive: buonasera Don, nel periodo estivo mi è capitato di assistere ad una messa all'alba in spiaggia. Guarda il discorso fatto poco fa in merito all'abitazione privata, premetto che molte cose sono lasciate al caso. Addirittura una volta l'abisside fu sostituita da un contenitore di plastica. Beh, da lì ho desistito dal parteciparvi. Allora, io personalmente sulle messe in spiaggia non è che ho qualche riserva, da povero prete evidentemente non sono nessuno. Ecco, quindi non sono né vescovo né cardinale né papa, quindi, ma da povero prete io personalmente ho moltissime riserve, perché a mio avviso la spiaggia non è luogo adeguato per la celebrazione, ordinariamente per la celebrazione eucaristica. Certo, se un gruppo di persone fedele e devote, autorizzate dal vescovo a fare una celebrazione, come dire, mistica, ad un orario possibile, in una circostanza possibile, sulle rive del mare, nessuna questione, no? Ecco, ma come dire, una messa tipo la messa parrocchiale che sia celebrata in spiaggia, io qualche piccola riserva ce l'ho, anche perché poi, insomma, voglio vedere se qualcuno si presenta in pareo in spiaggia, che cosa gli vai a dire che davanti al Signore non ci si presenta in abiti troppo succinti, se tu te ne vai come è. Ma in spiaggia come vuoi che ti si presenta, insomma, la gente sicuramente non si presenterà con i pantaloni lunghi e la camicia a maniche lunghe, insomma, in spiaggia, no? Quindi ci sono tutta una serie di cose che suggeriscono di evitare queste celebrazioni, a mio modestissimo avviso. In ogni caso, ciò detto, questa è la mia posizione personale, quella cosa si può fare se il vescovo di quella diocesi ha autorizzato celebrazioni di questo genere. Evidentemente utilizzare un contenitore di plastica al posto di un'abisside
non, cioè, voglio sperare, insomma, che ci siano questioni di vita o di morte, insomma, d'accordo? Perché poi le questioni di vita o di morte, è chiaro, che ne so, sto celebrando la messa, a un certo punto la visita mi si spacca in due, queste ostie mi stanno sul tavolo, non so dove metterle da qualche parte, è chiaro, d'accordo? Quindi la necessità e la circostanza straordinaria evidentemente non ha legge, ma se uno prende un bicchiere di plastica al posto di una bisside, per ragioni insomma massima che ci fa, questa è una cosa, cioè, è un'irriverenza gravissima nei confronti di nostro Signore, no? Quindi voglio sperare insomma che siano circostanze del tutto eccezionali. In ogni caso, come Vale Hill si è accorto, e questo vale in tutte le cose, questo imparatelo, figlioli miei cari, chi ascolta la diretta, chi ascolterà in differita, noi abbiamo sempre una coscienza che ci dice ciò che è opportuno e ciò che non è opportuno fare. Se io vedo una cosa e quella cosa mi lascia una pessima impressione, mi fa, come dire, stare male, ma non me l'ha mica ordinato il medico di andarci. Anzi, se io avverto questo in coscienza, farò bene dall'astenermi, dal farla, dall'andare, dal frequentarla, eccetera, insomma, no? Quindi, perché dentro la nostra coscienza, hanno sempre sido i maestri di spirito, ovviamente debitamente formata, ma comunque dentro la nostra coscienza parla la voce di Dio. SK Angeli, ma chi sono i 24 vecchi, magari forse sarebbe meglio dire vegliardi, citati nella Bibbia, seduti accanto al trono di Dio? Allora, questo passo fa riferimento al libro dell'Apocalisse, che non è, testo di facile lettura e interpretazione. Ecco, quindi, perché è tutto quanto scritto in termini assolutamente criptici, e appunto chiamiamolo così, con un genere letterario, che è appunto genere apocalittico, che è quanto di più assolutamente difficile e difficilmente comprensibile che esista. Si sono cimentati fior di autori con il libro dell'Apocalisse, quindi decodificando qualcosa, ma molto poco in confronto a ciò che è, perché quei libri sono stati volutamente da nostro Signore fatti scrivere in quel modo, perché volutamente ha voluto sigillare alcune cose, perché fossero scritte, e Gesù sa perché le ha volute far scrivere in quei modi, ma non fossero capite, perché se dovessero essere state capite non sarebbero state scritte in termini criptici. Detto questo, sui 24 vegliardi, 24 e 12 più 12, una ipotesi molto probabile è che questo numero rappresenti la somma dei capostipiti del popolo dell'antica alleanza, quindi i 12 figli di Giacobbe, e i 12 apostoli, che sono i capostipiti del popolo della nuova alleanza. Quindi il popolo di Dio rappresentato in questi 24 vegliardi, appunto l'antica e la nuova alleanza, l'antico popolo di Yahweh e il nuovo popolo di Dio, che sono appunto quelli che vengono dagli apostoli dell'agnello, è un'interpretazione possibile, ecco. Però possibile, forse anche probabile, no? Però ripeto che lo stile di questo libro è fortemente criptico. Truth for All scrive: le anime del purgatorio del paradiso ho letto da santi che ci amano, ma le leggende dicono che, se, che anche se hanno figli, gli importa solo stare con Dio. Non ci amano più tanto allora. Allora, Truth for All, su queste cose qui, ecco, noi non ci siamo stati dall'altra parte, d'accordo? Quindi nel paradiso c'è amore e comunione perfetta. Evidentemente la visione beatifica di Dio è la cosa più grande che possa esistere, ma tra i beati, tra di loro, c'è anche una grandissima comunione e un grandissimo amore. È chiaro che in questo mondo i veggenti dicono che è chiaro che la visione della Madonna, dell'Altissimo, è qualcosa di talmente gradevole, di talmente dilettevole, che supera di gran lunga anche l'amore verso le persone più care che ci abbiamo. Ma quello che noi viviamo in questo mondo, anche le esperienze straordinarie vissute in questo mondo, non hanno niente a che fare di come saranno vissute nell'altro mondo. D'accordo? Quindi anche questa domanda qui
non è tanto importante, d'accordo? Perché nell'altro mondo staremo meravigliosamente, d'accordo? Perché la fede questo ci dice. Come sarà, lo vedremo quando staremo dall'altra parte. Ecco, sicuramente molto più bello di quanto ci immaginiamo. Padre, quando la fine dei tempi? Allora, queste domande qui, non vorrei adesso mancare di rispetto, no? Ecco, ma quanto a quel giorno e a quell'ora, neppure gli angeli del cielo, neanche il figlio lo sa, ma solo il padre, risposto al nostro Signore, no? Questa è una domanda a cui che assolutamente non bisogna porsi, perché il futuro non è nelle nostre mani e Dio non vuole che indaghiamo il futuro, d'accordo? Indagare il futuro, cioè fare divinazione, è un peccato grave contro il primo comandamento. A noi interessa il presente. D'accordo? Il futuro è nelle mani di Dio. La fine dei tempi sarà quando Dio vuole. Ecco, quindi non è importante né giovevole ad alcunché sapere un'informazione di questo genere. Il Signore non ce l'ha data e chiunque la dia sicuramente non sta parlando a nome del Signore. Carolina Festa dice: buonasera, caro padre, un atto di diffusione può consistere anche solo dicendo: Gesù, mi fondo tutto in te, mi perdo e mi sperdo in te per essere una sola cosa con te. Certamente sì. Buonasera, padre, come capire la volontà di Dio nella nostra vita? Per esempio, il lavoro che svolgiamo, la decisione che prendiamo. Grazie. Allora, questo argomento non è un argomento da botta e risposta a una domanda che Leonardo risponde, perché è un argomento complesso. La volontà di Dio si conosce anzitutto, e stasera la voce sta finendo, comunque si conosce anzitutto da ciò che è generale e che riguarda tutti, perché la volontà di Dio, dice il Signore, se vuoi entrare nella vita osservi i comandamenti. Uno, i 10 comandamenti è volontà di Dio sicura e certa. Secondo, i doveri del proprio stato, d'accordo? Per chi è prete, doveri da prete, per chi è padre, doveri da padre, per chi è madre, doveri da madre, per chi è sposo, doveri da sposa, per chi è figlio, doveri da figlio, eccetera, eccetera, per chi è studente, doveri da studenti, eccetera, eccetera. Poi ci sono le cose particolari che riguardano la nostra vita personale, la nostra esistenza, la nostra vocazione, il nostro stato di vita, il lavoro da scegliere. Ecco, questo qui è l'argomento un pochino più complesso, perché bisogna imparare a fare discernimento e a riconoscere nella nostra anima ciò che viene da Dio e ciò che viene dal diavolo. Questa non è una cosa che si può spiegare in 30 secondi. Ho fatto un ciclo di catechesi che si chiama, credo, La Direzione Spirituale. Il podcast dovrebbe essere sul mio sito e anche sul canale YouTube, dove nelle ultime puntate parlo del discernimento. Ecco, lì c'è qualcosa, diciamo, che se uno l'ascolta. Certo, sono 5-6 ore di catechesi, insomma, no? Non 2 minuti, ecco, per cominciare ad avere un pochino qualche indicazione su come distinguere lo spirito buono dallo spirito cattivo, ciò che viene da Dio e ciò che viene dal diavolo. Avanti un altro, un quiz comico condotto da Paolo Bonolis. Allora, non conosco il quiz, quindi non l'ho mai visto. Dobbiamo tenere presente una cosa. La valutazione di queste cose non è anche qui. Bisogna vedere se questo programma è lecito oppure no, come viene condotto, che tipo di scene vengono prospettate, che tipo di linguaggio si usa, d'accordo? Quindi se è una cosa guardabile o non guardabile, quindi questo sono tutte le domande che uno si deve porre. Secondo, il problema dell'uso della televisione, del cinema, tante queste cose qui, no? Dentro una coscienza che voglia essere ovviamente cristiana, qui state parlando con un sacerdote, dentro un contesto di cristianesimo, d'accordo? Quindi allora, noi abbiamo una giornata che è fatta di 24 ore, quindi quanto tempo passi davanti alla televisione? Punto interrogativo, perché il tempo passato davanti alla televisione, vabbè, se è un tempo moderato, limitato, vabbè, mi prendo un tempo di svago, d'accordo? Guardando cose edificanti, lecite e belle, va bene, ma quanto tempo ci passo? Che ci passo 2, 3, 4 ore, lo capiamo da solo, no? Dici, bene, 4 ore davanti alla televisione,
E quanto tempo passato, che ne so, con il Signore? Quanto tempo ho dedicato oggi alla preghiera? Forse manco 5 minuti. Ah, perché, cioè, sono cose che poi ognuno nella propria coscienza deve valutare. È una cosa fatta bene che io passo 5 minuti a pregare 4 ore davanti alla televisione, anche se mi vedo tutte quante cose lecite o oneste, edificanti, cioè il quiz è una cosa abbastanza leggera, quindi, come dire, forse uno perde un po' di tempo a guardare un quiz, no? Sono valutazioni, ripeto, come già detto prima, dobbiamo imparare a interrogare la nostra coscienza, d'accordo? Quindi una trasmissione, se è pulita, onesta e tranquilla, è lecito vederla, punto. Ma per me, con la vita che faccio in questo contesto, cioè, è una cosa buona o non buona, il Signore vuole questo o vuole altro? Ecco, questo non te lo può risolvere nessuno. Devi imparare piano piano a metterti davanti al Signore e a fare questo discernimento. Ecco, perché se c'è una cosa che dobbiamo fare tutti quanti in prima persona è vivere la vita. La vita non ce la via nessuno al posto nostro, d'accordo? Ecco, piano piano dobbiamo imparare a farlo. Conosci la storia di Chiara Corbella? Sì, avevo letto qualcosa, ma la mia memoria, purtroppo, con tutte le informazioni che prende, facilmente smarrisce alcune cose. Quindi adesso come adesso, dei ricordi abbastanza vaghi e indistinti. Certamente se vedessi anche un piccolo riassunto ricorderei un pochino meglio. Maria Vittoria Tilocca, cosa vuol dire che gli atti fatti nella divina volontà sono sempre in atto? Allora, sì. Allora, la divina volontà, c'è anche qui questo, c'è Maria Vittoria Tilocca questa domanda qui, una risposta breve, non è esaustiva. Uno. Due, non so tra gli ascoltatori, perché questa trasmissione è anche in differita, a volte seguita da 2-3 mila persone, questi sono i numeri che vedo su YouTube, no? Quindi questa è una domanda tecnica sulla Divina Volontà. Tutte queste domande, io ho fatto tantissime catechesi, cioè sono tre cicli di catechesi, il dono della Divina Volontà, Adamo e la vita nella Divina Volontà, e fondersi nella divina volontà. A proposito, appuntamento domani sera a chi interessa alle 21:30, a chi interessa questo argomento. Più io ho rilasciato due interviste sulla divina volontà dove spiego alcune cose molto molto importanti, molto essenziali e lunghe, tra l'altro, d'accordo? Si trovano sui miei canali. Quindi questa domanda qui, che riguarda, diciamo, uno dei concetti fondamentali ed essenziali della divina volontà, trova risposta in queste catechesi. Quindi purtroppo, quando si tratta di argomenti così specifici, se uno li vuole approfondire devi dedicargli un pochino di tempo. Adesso tra poco arriva il conto alla rovescia di Instagram, quindi non mi azzardo nemmeno a rispondere a questa domanda, perché richiederebbe del tempo. Eccolo qua, è partito adesso, stiamo a 1 minuto e 56 col conto alla rovescia. Arthur Skoldrick dice: buonasera padre, perché quasi tutti i santi hanno avuto la cosiddetta ora buia. Non è l'ora buia, ma è la cosiddetta notte oscura, perché prima di raggiungere le più alte vette della santità, se vogliamo dare una risposta telegrafica, bisogna passare attraverso grandi purificazioni, e queste cosiddette notti buie sono purificazione dell'anima. Don Leonardo, buonasera. Volevo chiedervi se l'uso del doping nello sport è peccato. Se sì, mortale o veniale. Certamente tutte quante le cose che alterano le prestazioni sono finzioni, quindi sono peccaminose. Quindi, se poi si tratta di sport a livello agonistico, per cui la vittoria di una competizione prevede dei premi o dei guadagni, cioè, è abbastanza evidente, insomma, che la cosa è da non farsi, che si tratta di cose serie, no? Desidero sapere se è il fedele che sceglie la guida spirituale oppure può accadere il contrario. Evidentemente la numero uno.
Perché Gesù dice: se negli inferi, come diciamo nel Credo, per liberare le anime dei giusti che prima della redenzione, questo esiste sicuramente, sostavano nel limbo dei santi padri, perché prima che Gesù pagasse il prezzo del peccato originale con la redenzione, nessuno era entrato in paradiso. Bene, vi do la benedizione perché, come al solito, sono voci blocca, mancano 12 secondi. A lunedì prossimo, se Dio vuole. Buonanotte a tutti quelli che hanno seguito la diretta e Ave Maria.